Niente elezioni prima di un anno in Thailandia e il capo della giunta militare che ha preso il potere nel paese ha annunciato che non saranno organizzate consultazioni per almeno 12 mesi. Il generale Prayut Chan Ocha, in un discorso in TV, ha parlato di un'agenda di un anno e 3 mesi per avviarsi verso le elezioni. Il capo della giunta ha parlato di una roadmap gestita dalla giunta militare, che prevede una prima tappa verso la riconciliazione nazionale della durata di almeno 2 o 3 mesi, poi una seconda tappa per l'introduzione di riforme da parte di un consiglio ad hoc non eletto e solo come terza tappa l'organizzazione di elezioni nazionali. La roadmap di fatto rispecchia le richieste dell'ex opposizione antigovernativa, i gialli, che nei mesi scorsi si è scontrata nelle piazze di Bangkok contro le camicie rosse, i sostenitori del magnate ed ex premier Thaksin Shinawatra e della sorella Ingluck, subentrata alla guida del governo, prima donna nella storia della nazione a rivestire questo ruolo.